ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, siamo qui per un'altra puntata su GTA 5 e questa volta, ragazzi, andiamo in una base militare. Però prima di incominciare il video volevo ringraziare un ragazzo che mi fa ovviamente le copertine, comunque sia la grafica del mio canale, come potete vedere il mio nome. L'ho ringraziato, si chiama AtutoNerd69. Ovviamente vi lascio giù in descrizione il suo canale perché fa degli ottimi lavori, ragazzi, è sempre disponibile. Ve l'ho già sponsorizzato una volta e ve lo sponsorizzo anche questa volta, perché ovviamente mi fa sempre lui le grafiche. Spero che un giorno riesca a farmi anche la intro. E che dire, ragazzi? Allora, quindi stavo dicendo, prima di tutto, per entrare, prima di partire ed entrare direttamente nella base militare, perché ormai sono arrivato, mi sono messo già pronto, preparatevi una macchina che sia ben equipaggiata con una buona armatura, che sia almeno 80% di armatura, se ce la fate anche 100% ovviamente, equipaggiatela bene con un buon motore, con una buona... con un buon turbo e tutto, sospensioni ottime, dovete averla bella veloce, in modo così entrate, vi direzionate, andate verso i caccia, quello che volete, il carro armato, se riuscite a trovarlo fermo, e lo prendete al volo. Ah, ragazzi, io ve lo faccio per prendere il caccia, quindi l'F16. Spero di riuscirci, spero che i carri armati non mi prendano in pieno. Che dire, ragazzi, partiamo subito, chiamo B. Eccoci qui, allora, andiamo subito, dobbiamo fare veloci, ragazzi, perché appena entriamo ci scattano subito le 4 stelle e poi dobbiamo schivare subito i proiettili. Vedete che ci sono gli elicotteri qui sopra. Ah, spacchiamo la sbarra, frenate, ovviamente questa merda non frena, ho già 4 stelle, ragazzi, ho già suonato l'allarme, mi stanno spacchettando, ecco i carri armati, cazzo, ragazzi, passate qui vicino al C-130 e correte verso eccolo qui, ragazzi, il caccia è quello qui. Schiacciate questo stronzo. Sì, ragazzi, perfetto. Correte, correte, correte. Dai, no, no, la luce che mi blocca, ragazzi. Veloce, salite sopra il caccia, salite sopra il caccia. Dai, dai, dai. Ecco, ragazzi, come si apre un caccia, ragazzi. Ecco come si apre un calcio. E si apre, ovviamente, la cabina di pilotaggio. Adesso vedo se riesco a partire, ragazzi, subito al massimo. Vede che si alza subito l'aereo e ovviamente vi aiutano. Mi aiutano anche i camioncini del cazzo. Attenti subito, ragazzi, dovete fare delle virate immediate perché vi attaccheranno i missili, vedete queste cose qui. Vi attaccano i missili, vi attaccano gli altri aerei, gli altri caccia che sono vicino a te. Wow, cazzo, uno. Oh, cazzo, 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 cazzo. Non scappare, ragazzi. Pronti? Adesso prendiamo quota, ragazzi. Ecco l'altro caccia, lo vedete lì? Allora, andiamo verso di lui, che lo puntiamo e lo distruggiamo. E li puntiamo, ragazzi, guardate come lo sfondiamo. Eccolo lì, uno e due. Vaffanculo, stronzo. No, 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 no. No, no. No. Ragazzi, mi si è impappinato. Mi si è bloccato completamente. No. Vabbè, ragazzi, allora, minchia, è durato veramente poco. Sono entrato subito, ho preso subito il caccia. Allora, visto che abbiamo preso il caccia, per farvi capire, vi ho fatto capire la tecnica, ragazzi, adesso vorrei farvi vedere come funziona il caccia, come utilizzarlo e tutto. Io ovviamente, raga, l'ho già preso, ce l'ho già nel suo garage. Ovviamente Trevor in smoking, non si può vedere, cosa l'hanno cagato i piccioni. L'hanno cagato i piccioni. Allora, ragazzi, prendiamo con Trevor, ovviamente con la sua cagata di piccione alla schiena, e ci dirigiamo in qualche punto dove ci sia... Ah, con un quad qui davanti, ragazzi. Prendiamo il quad e ci dirigiamo verso l'aeroporto che ha comprato questo coglione Trevor, ovviamente. Allora, ok, perfetto, ragazzi, prendiamo. Allora, se non ricordo male, l'aeroporto è questo, fatemi vedere. Sì, questo, quello qui. Ci dirigiamo qui, ragazzi, dovremmo trovare l'aereo che ho preso. Dovrei aver preso il caccia. Ovviamente, se non me lo fa scomparire, perché qualche volta mi scompaiono dal nulla questi cazzo di aerei, ragazzi. Allora, ok. Ok, siamo già arrivati, per fortuna. Vediamo se riusciamo a prendersi. Sì, dovrebbe esserci, ragazzi. Dovrebbe esserci. Eccolo qui, ragazzi, il mio caccia. Il mio caccia personale, ragazzi. Allora, noi entriamo, prendiamolo.
Bello come si arrampica, raga. Anche questo... Ah, non si apre subito stavolta. Ah, ragazzi, dovrebbe volare subito. Ovviamente, raga, non so se avete visto il culo di questo cazzo di aereo. Cioè, guardatelo. Adesso, vabbè, è una minchiata volare con questo cazzo di coso. Però guardate, cazzo, sembra una fiamma ossidica, raga. Una fiamma ossidica. Cioè, una fiamma ossidica. Un cazzo di... No, come si può dire? Un fornello, ragazzi, ecco, un fornello. Sembra un cazzo di fornello da cucina, ragazzi. Guarda, come se io devo dare la fiammata e le prende da gas, ma vabbè. Ah, ragazzi, soliti comandi per muoversi in giù e in basso con l'analogico sinistro, ovviamente, utilizzate quello, come potete vedere. Allora, poi per virare, ragazzi, questo non è per virare, però se volete fare capo, cioè, volete girare, ovviamente usate questo, girate con questo. Dopodiché, per virare a destra e a sinistra, ragazzi, prendete, ovviamente siamo verso la zona militare. Ah, giriamo. Ah, ragazzi, muovete con l'analogico. Allora, ve lo dico io, per virare velocemente, muovete l'analogico verso sinistra o destra della direzione che volete. E cliccate a seconda della direzione che dovete prendere, RB o LB. LB se dovete andare a sinistra e RB se dovete andare a destra. Quindi, ragazzi, cosa fate? Fate così, fate e girate. E ovviamente portate indietro questo cursore, il cursore sinistro. Ah, ragazzi, dopodiché, dopo avervi spiegato un pochettino come funziona la guida del caccia, ragazzi, e vedete che davanti c'è un puntino bianco. Ovviamente se lo fate a grande schermo il video lo vedrete. C'è un puntino bianco, ragazzi, davanti. Ovviamente questo è il vento. Allora, se, ragazzi, vedete davanti un puntino. Cos'è quel puntino? Allora, potete sparare col mitragliatore, così. O altrimenti vi utilizzate i razzi con X. Cos'è quel... che cosa? Oh, cazzo, 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 perfetto. Sparate i razzetti, vedete? Allora, io, vabbè, ovviamente per cambiare le vostre opzioni di sparo, che sia. Vediamo se cosa riusciamo a esplodere. Mamma, grandi. 3 stelle. Perché 3 stelle? Fanchiulo. Vabbè, comunque sia, ragazzi. Per cambiare da razzi, se dovete prendere razzi, utilizzate, cioè, cliccate X, cliccate sempre X e vi dà i missili del cannone. Il cannone sono gli spari e i missili sono i missili qui. L'ho sparato prima contro quell'elicottero. Allora, poi la fiamma si vede ogni volta di un papa. Vediamo gli elicotteri che mi stanno già seguendo, ragazzi. Allora, dopodiché, cosa c'è di altro da spiegare? Non c'è altro, ragazzi, è questo, il solito aereo. Per togliere il carrello, ragazzi, cliccate l'analogico sinistro, lo cliccate, lo premete e togliete il carrello. Dopodiché altro... no. Ah, ragazzi, potete anche mettere la radio, ma io vi consiglio... Vabbè, si potete metterla, vabbè. Io non posso metterla, ragazzi, perché altrimenti mi rompe il cazzo per il copyright, come al solito, questo cazzo di coso. Come potete vedere, qui c'è la mia pista d'atterraggio, ragazzi. E vabbè, comunque è una minchiata, ragazzi, da guidare. È molto più semplice di guidare qualsiasi aereo cargo. Se volete, ovviamente, vi posso far vedere anche un video dove guido gli aerei proprio di linea, quelli grandi, quelli giganteschi. Oh, yeah, ovviamente io curvo la testa perché mi medesimo in Trevor. Non scherzo, ragazzi, comunque sia. È molto, cioè, è facile prendere questo aereo. Il problema è poi scappare, perché all'inizio vi seguono immediatamente o un caccia o due caccia, se non mi ricordo, e dovete schivarlo con manovre del genere, come faccio io adesso. Così, ragazzi, dovete prendere, curvare, fare giri della morte per schivare quel cazzo di proiettili di razzi. E quindi, ragazzi, è un po' un casino. Adesso, dove cazzo? Aia, cazzo, il collo, ragazzi, ho iniziato anche palestra, un male. Allora, poi sta cosa qui che dopo 30 anni vi scompaiono le stelline, minchia, mi fa incazzare poco. Vai, zio, sali su. Allora, la base è qui, raga. Dai, allora, scendiamo piano piano. Frenate. Mettete il carrello, ragazzi. Bello. Ma l'avete visto? Si è spento il motore. Bello. Ah, e poi si riaccende il motore, grande. Ovviamente mi incula a sangue io così. Vabbè, comunque sia, sono scomparse le stelline, ragazzi. Rimettiamo l'aereo dentro. Frena, 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 cozzo. Mettete dentro l'aereo, ragazzi. Tenetevelo ben stretto, perché magari
Io, ragazzi, lo sto conservando principalmente per l'online, perché non so se magari si può usare questo cazzo di aereo anche online, sarebbe una cosa allucinante, troppo bella. E lo metto, lo rimetto dentro, ragazzi, tanto Trevor non lo usa mai. E che dire, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. Spero al più presto di poter prendere anche l'elicottero d'assalto, ragazzi, quello che vi ho fatto vedere con i trucchi, che è una cosa fighissima, è veramente una cosa strepitosa. E niente, ragazzi, quindi, come ho detto prima, spero che il video vi sia piaciuto. Spero, fatemi sapere se voi avete qualche altro metodo per prendere elicotteri, aereo, il caccia, l'F-16, come cazzo volete chiamarlo, la C-130, perché io non riesco a prendere il C-130, ragazzi, è un casino, mi sparano subito, mi bombardano il caccia e mi devastano subito. Non lo so, ragazzi, il carro armato, oltre a comprarlo, ragazzi, perché potete anche comprarlo, guardate qui, ve lo faccio vedere al cellulare, sta internet. Andate su Viaggi e Trasporti, andate su Warstock e troverete il carro armato a 3 milioni. Per non spendere 3 milioni, ragazzi, magari lo prendete da qualcosa, lo prendete da questa base militare e risparmiate 3 milioni, che comunque sia potete investirli in qualche attività e in qualche altra cazzata. E niente, ragazzi, spero quindi che se sapete dirmi qualche altra cosa, se sapete dirmi come entrare in un altro modo per non farmi cassare subito, scoprire subito e avere 4 stelle, ditemelo pure giù nei commenti. Quindi vi ho detto anche prima, per la copertina, il canale del mio amico AtutoNerd69, che vi lascio giù in descrizione. Vi lascio ovviamente il mio canale Facebook in descrizione. E che dire, ragazzi, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Da Cura Notate è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao raga!